Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Avete mai sentito parlare di legato? Che cosa significa legare nel canto? Vediamo. Cantare in libertà. Avete fatto caso che noi quando parliamo, ciò che si vede della voce sono proprio le vocali. Quando cantiamo ancora di più, perché le vocali sono quelle che utilizziamo per tenere la voce, diciamo così. Infatti si chiamano vocali perché già la vocale può dar vita alla voce. A, E, mentre le consonanti servono come scheletro, diciamo, per mantenere questo corpo che si vede, che poi è la vocale. Le consonanti le utilizziamo più che altro per articolare i suoni che poi però verranno fuori attraverso le vocali. Il legato, legare una frase musicale, significa proprio allungare le vocali. Quando noi cantiamo una frase, se la vogliamo rendere più dolce, dobbiamo allungare un po' le vocali. Se invece la frase la vogliamo più staccata, più dura, basta accorciare le vocali. Ad esempio, per esempio nella canzone di John Legend, All of Me. Cause all of me, love all of you. Sentite questi suoni lunghi. Mentre nella canzone, che ne so, di Gabbani, l'ultima che ha vinto Sanremo, abbiamo cercasi, cercasi, è tutto molto più staccato qui. Altrimenti sarebbe stato cercasi. Invece lui ha voluto dare il ritmo e quindi ha staccato in questo modo. Mentre le consonanti servono a sostegno delle vocali, però hanno bisogno di una vocale con loro, perciò si chiamano consonanti. Per suonare hanno bisogno di una vocale. Magari per ricordarvi di legare, fate un nodo, non lo so, un fazzoletto. Così vi ricordate di legare. No, scherzo, non la mettere questa. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà. E se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.